Va bene, allora direi di dare inizio a questo workshop. Innanzitutto ci tengo a precisare che questo incontro è un po' una replica di quello che è stato fatto l'anno scorso con Cristina Scabbia della Cuna Coi, cioè lei era l'ospite intervistato, ma gli argomenti sono esattamente gli stessi. Io questo incontro l'ho fatto soprattutto per la struttura in cui insegno, cioè questa sede, perché mi sono reso conto che insomma vedo un buon livello di studio degli studenti, ma mi sono anche accorto che avrebbero bisogno di qualche consiglio per sviluppare la loro attività e renderla concreta. E quindi in questo incontro io ho deciso invece di portare Max, noi ci conosciamo dagli anni 90, ci conosciamo da tanti anni e vorrei che però si presentasse lui spiegando insomma quello che è stata la sua attività in questi anni recenti, che è molto cambiata rispetto a quello che era all'inizio. Sì, allora io mi chiamo Max Belladonna e faccio il produttore e l'artist developer. Ho fatto il musicista per un sacco di anni, anni nei quali purtroppo non ho conosciuto. E la mia principale attività come artist developer, come produttore, è quella di fare i dischi, e come artist developer è quella di aiutare i musicisti e gli artisti a trasformare la loro passione in un lavoro. Ai nostri tempi era molto più difficile, adesso siamo nell'era migliore in assoluto per fare il musicista e per essere un musicista indipendente. So che sono in controtendenza con tutti quelli che dicono che c'è la crisi, che la musica non si vende più, c'è la crisi della musica e tutte queste cose qua. Non è vero assolutamente. Abbiamo un miracolo a nostra disposizione che si chiama rete, si chiama internet, e ci sono delle opportunità per monetizzare la propria passione che prima non c'erano, e soprattutto c'è la possibilità di tagliare fuori tutti quelli che io chiamo gatekeeper, cioè gli intermediari tra l'artista e i suoi fan e il suo pubblico, che erano un po' un blocco per gli artisti, cioè le etichette, i giornalisti, le radio, le etichette che ti dicevano come dovevi fare, la musica che dovevi fare, tutte queste cose qua sono morti, non servono più assolutamente a niente. Adesso possiamo essere artisti, comunicare direttamente con il nostro pubblico e fare la musica che vogliamo e anche monetizzarla. Il problema è che bisogna sapere come fare, e per questo siamo qua. Ok, io e Max ci siamo molto consultati prima di questo incontro, nel senso che abbiamo guardato tutti quelli che sono i punti di contatto e quelle che sono anche le divergenze nel vedere questa attività come professione. Diciamo che io parlo più da musicista sul campo, nel senso che la cosa che abbiamo evidenziato nella nostra conversazione è che fondamentalmente è sufficiente avere un po' di buon senso e capire quali sono le strategie migliori per riuscire appunto a trasformare questa passione iniziale che io come voi ho e continuo ad avere, trasformarla in qualcosa veramente di concreto che ci permetta di farla diventare veramente il nostro lavoro e non solamente un hobby. Allora io vi ho consegnato un decalogo che voi spero insomma conserverete e porterete a casa, e quindi oggi analizzeremo punto per punto tutti questi 10 consigli che sono proprio alla base per poter creare una propria carriera musicale. Il primo punto in assoluto. Prima vorrei dire una cosa prima di entrare nel decalogo. Io quello che cerco di fare quando comincio a lavorare con gli artisti sullo sviluppo della loro carriera, prima di entrare più o meno nel teorico e nel concreto delle cose che andremo a parlare, mi preoccupo del mindset, dell'impostazione mentale che bisogna avere nei confronti di questa carriera. La prima cosa sulla quale bisogna essere consapevoli è che se voi volete guadagnare e volete far diventare la vostra passione un lavoro, la dovete trattare come tale. E quindi vuol dire anche accettarne le regole.
cioè come lavoro. Sì, bisogna farlo, trattarlo come un business, come un lavoro, e il business ha delle regole, e queste regole prima di tutto bisogna conoscerle e poi bisogna accettarle. Quindi discorsi tipo sì vabbè, ma io, a me interessa solo suonare, a me me ne frega, io non faccio mica il DR, a me che me ne frega, mica faccio il DR. No, se tu vuoi che la tua carriera sia il tuo lavoro, devi fare tutte le operazioni che servono per fare in modo che diventi tale. E ho una premessa riguardo a questa cosa qua. Molti considerano sminuente nei confronti della propria arte ragionarne in termini di business. Io invece trovo che al contrario, trattarla come un business e quindi fare in modo di guadagnarci dei soldi sia un modo per darle dignità, perché se voi potete guadagnare dei soldi con la vostra musica, non avete bisogno di fare un secondo lavoro e potete dedicare alla musica tutto il tempo che occorre per farla diventare una cosa dignitosa, per svilupparla in maniera corretta, per poter fare le cose nella giusta maniera. Quindi il fatto di monetizzare non è una mercificazione dell'arte e non vuole assolutamente dire che fare qualsiasi compromesso perché mi pagano. Non è questo il concetto. Il concetto è quello di avere una chiara identità artistica, una chiara idea di cosa si vuole fare artisticamente. Non si deve scendere assolutamente a nessun tipo di compromesso in questo senso, però trattarla come business dà la dignità alla musica che si merita. Cioè non viene trattata come un hobby, un secondo lavoro, arrivo a casa la sera alle 8, mi sono fatto così in un lavoro di cui non me ne frega e quindi lo fai in maniera svogliata, sei stanco, non c'hai voglia, no, puoi dedicargli tutto il tempo che occorre. Quindi è una cosa positiva e non una cosa negativa. E l'altra, il secondo punto del mindset che secondo me va messo in place, come in italiano, comunque che bisogna considerare, business plan. È che fare il musicista è un lavoro imprenditoriale e non è un lavoro dipendente. Cioè, come musicisti siete dei liberi professionisti. Quindi, impostare la propria carriera nella ricerca dell'etichetta, che così si occupano loro di tutto, io mi occupo solo di suonare, di tutte le altre cose non me ne frega, ci pensano loro, non è proprio pensabile. Questo modo di pensare non è pensabile nel terzo millennio. Il musicista è un imprenditore e quindi deve trattare la propria carriera in questo senso. Essendo un business, la prima cosa che si fa in un business e che si deve fare anche con la propria carriera artistica è il cosiddetto business plan, che non è altro che il progetto di come si vuole sviluppare la propria carriera, quindi settare degli obiettivi, settare degli step che vi portano a compiere il percorso per arrivare a questi obiettivi. E qui passo la palla, perché arriviamo al primo punto del decalogo. Ok, allora, primo punto del decalogo che potete leggere lì, sapere ciò che si vuole, no? E allora, sembra una cosa banale, ma questo è proprio il punto più importante.